Buon sabato pomeriggio a tutti i nostri telespettatori, ben trovati per una nuova pagina dedicata all'informazione. Iniziamo dai titoli delle principali notizie di questa mattina. È un agosto da dimenticare nelle corsie degli ospedali della regione. La denuncia arriva dal NURSIN, il sindacato delle professioni infermieristiche. Pochi infermieri e tante aggressioni, si legge. La polizia di Montecatini ha individuato i presunti autori di una rapina a danno di un cittadino termale. L'uomo, 30 anni, era stato aggredito per strada, colpito con pugni, derubato di orologio, portafoglio e cellulare. Prosegue la preparazione della pista d'essere in vista dei prossimi impegni. Terminato il ritiro estivo, gli arancioni hanno iniziato la seconda fase di allenamenti in vista della Coppa Italia e del campionato, che inizierà l'8 settembre con la trasferta di Fiorenzuola. Tra l'altro, tra oggi e domani si radunerà anche l'Estra Pistoia, primi due giorni dedicati alle visite mediche, poi da lunedì si partirà con gli allenamenti. Domani anche in campo, sempre per lo stesso discorso, anche Fabo Aarons Montecatini e Tit Tecnica Gema Montecatini. Avete sentito dai titoli, ci sono i consueti, purtroppo, problemi estivi agostani in questo momento per quanto riguarda gli infermieri dei vari ospedali toscani. È un agosto da dimenticare, quello trascorso nelle corsie degli ospedali della regione. La denuncia arriva dal NURSID, il sindacato delle professioni infermieristiche. Pochi infermieri e tante aggressioni. Il problema principale comune a tutte le aree toscane, ha sottolineato il segretario regionale del NURSID, Giampaolo Giannoni, riguarda la carenza di personale che finisce per mettere in crisi da una parte i sanitari, ai quali vengono richiesti sempre più straordinari, rientri al lavoro durante periodi liberi, spostamenti improvvisi da un reparto all'altro, e dall'altro la qualità dell'assistenza erogata alla cittadinanza. In questo quadro, tutt'altro che consolante, ha aggiunto Giannoni, la grande assente è la Regione, che non ha mai dato seguito alle nostre richieste sulle assunzioni, sull'adeguamento delle tariffe per le cosiddette produttività aggiuntive, sulla prescrizione infermieristica, sul 118. Silenzio su tutta la linea, con il personale infermieristico che è comprensibilmente sempre più stanco, demotivato e arrabbiato. Siamo in stato di agitazione e molto preoccupati. Se le cose dovessero rimanere così, il rischio è che tanti servizi dopo l'estate potrebbero non riaprire. Per quanto riguarda Pistoia, la segreteria territoriale del NURSIND parla di carichi di lavoro mai calcolati effettivamente, di un numero di OS, operatori sociosanitari, assolutamente inadeguato e di pronto soccorso in eterno affanno, con barelle che mancano e persone che arrivano a stazionare anche 36-48 ore. Nello scorso fine settimana la polizia del commissariato di Montecatini ha individuato e denunciato tre cittadini, di cui due minorenni, tutti di origine magherbina, residenti in questa provincia, nella provincia di Lucca, pluripregiudicati, autori in più di occasioni di reati contro il patrimonio e la persona, accusati di essersi resi responsabili in concorso tra loro di una rapina a danno di un cittadino della cittadina termale. Una settimana fa un italiano di 30 anni aveva chiamato l'112 per segnalare di aver subito un'aggressione ad opera di tre giovani ragazzi di chiare origini magrebine che, dopo averlo avvicinato minacciosamente, lo avevano fatto cadere a terra, lo avevano percosso con pugni allo stomaco e rapinato, derubandolo di un orologio di valore, del telefono cellulare e del contenuto in denaro del portafogli. L'episodio era avvenuto in una zona centrale di Montecatini, a breve distanza dai locali della Movida. L'immediato intervento di un equipaggio della squadra volante del commissariato e le successive indagini hanno consentito l'identificazione di due dei tre soggetti coinvolti, entrambi di origine tunisine, uno maggiorenne, residente ad Alto Pascio, l'altro di minore età. La successiva perquisizione personale aveva poi permesso di rinvenire l'orologio rubato, che è stato restituito al proprietario. L'intuito di un altro dipendente del commissariato, libero dal servizio, ha infine permesso di individuare il terzo soggetto che aveva preso parte alla rapina, che spontaneamente ha poi ammesso la sua partecipazione a questa attività delittuosa. Parliamo del ripristino di una frana. Siamo sulla montagna Pesciatina, è una strada piccola ma strategica.
I soldi arrivano dai fondi di sviluppo della montagna italiana. In provincia di Pistoia oltre 900.000 euro destinati ai progetti presentati dai comuni di Pistoia, Pescia, Marliana e dall'Unione dei Comuni Montani dell'Appennino Pistoiese. Il primo bando era relativo a misure di prevenzione del rischio del dissesto idrogeologico. Nei territori montani ha distribuito risorse a tre comuni, Pistoia, Pescia e Marliana, per un totale di 504.000 euro. Il secondo riguardava interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna e interessava l'Unione dei Comuni Montani per un totale di 400.000 euro. Per quanto concerne Pescia, la strada comunale del Traspo in località Ponte di Sorana sarà finalmente sistemata con un intervento di messa in sicurezza del movimento franoso, che rischiava di provocare il cedimento definitivo della carreggiata. Un tratto di strada ripido e breve, ma che mette in comunicazione due versanti della montagna pesciatina. Un intervento che prevede un investimento di circa 200.000 euro. Questo tratto di strada era stato interessato già anni fa da un movimento franoso in questo punto specifico dove ci troviamo, e abbiamo presentato un progetto ai fondi della montagna, ai fondi regionali FOSMIT, per la messa in sicurezza del tratto di strada attraverso una palizzata per consolidare il tratto di strada e la messa in sicurezza della scarpata, visto che comunque sia Via del Traspo rappresenta una strada strategica per il nostro comune, perché è l'unica strada che collega Vellano e Macchino a Pescia qualora ci dovessero essere dei problemi sulla strada provinciale 3 Mammianese. Ma tecnicamente come verranno realizzate questo ripristino? Sarà fatto un intervento con dei micropali per rinforzare la strada e poi sarà fatto un intervento sulla scarpata per il ripristino della scarpata. Quando inizieranno i lavori eventualmente, che durata avranno? I lavori dovrebbero iniziare orientativamente nel 2025, entro dicembre 2026 i lavori devono essere ultimati, quindi diciamo già nella prossima primavera potremmo essere in grado di far partire i lavori. Andiamo alla Castellina, nel comune di Serravalle, dove si è festeggiato il patrono San Rocco. Il borgo di Castellina, nel comune di Serravalle Pistoiese, ha celebrato il suo patrono San Rocco con la tradizionale processione per le vie del paese. Un appuntamento religioso come sempre molto partecipato, che affonda le sue origini in secoli di storia. Si continua le tradizioni, sono anni che si fa la processione di San Rocco, la festa di San Rocco, il patrono nostro, e tutti gli anni si cerca sempre più difficile trovare persone che portano la statua di San Rocco in processione, perché insomma è abbastanza pesina, come è abbastanza pesa questa croce, però finché ci si fa e le tradizioni vanno avanti, secondo me è la bellezza del nostro territorio. Dopo la Santa Messa usciamo fuori, la processione, come dice la tradizione, vogliamo proprio portare questa bellezza, bellezza della tradizione, bellezza della nostra religione, bellezza della nostra cultura cristiana, del nostro cristianesimo. È una festa dietro l'altra, il periodo è questo e oggi siamo qui a Castellina per fare i festeggiamenti di San Rocco e poi nei prossimi giorni subito a Serravalle nel borgo per festeggiare San Ludovico. In questi giorni partirà a Serravalle tutta la festa medievale con il palio dei mercenari, il palio di San Ludovico, e finiremo lunedì con il corteggio storico. Sta per tornare la manifestazione Senza Fili Pinocchio Street Festival. Tra musica, circo, teatro, torna dal 23 al 25 agosto a Collodi il Senza Fili Pinocchio Street Festival, giunto alla nona edizione. E quest'anno inauguriamo con David Riondino, noi l'abbiamo definito l'ultimo cantastorie, un cantastorie contemporaneo che attraverso la musica e il teatro ha fatto mille cose, riesce a raccontare la nostra società di oggi. E poi tanti eventi internazionali, sono più di 50 gli spettacoli che in tre giorni avverranno a Collodi Castello.
Bello, Giardino Garzoni e Parco di Pinocchio, quindi un programma molto nutrito tra circo, teatro e musica. Quest'anno la scelta degli spettacoli è stata ispirata dall'episodio dell'opera di Lorenzini che vede Pinocchio, dopo tante avventure, tornare alla ricerca del padre sulle ali di un colombo. Il valore delle radici, insomma, quindi riscopriamo le basi dello spettacolo popolare, la commedia dell'arte con una compagnia strepitosa che è Stivalaccio Teatro, che porterà niente meno che la Mandragola, la commedia perfetta, si diceva nel Cinquecento. Quindi teatro, musica, musica antica, rimetteremo in funzione l'organo Crudeli, un tesoro che Collodi conserva nella pieve di San Bartolomeo. Questa manifestazione che è giunta alla nona edizione, l'abbiamo cominciata sperando che fosse una cosa bella, sperando che potesse funzionare per dare anche a Collodi non solo la visita di un parco ma anche per farla vivere quotidianamente. Devo dire che ormai si è accreditata. Si tratta di una manifestazione che intercetta diverse linee di azione della nostra fondazione: l'attenzione al territorio, la valorizzazione della cultura e la capacità di animare una comunità. Pinocchio senza fili, Street Festival, dove ci sono tantissimi personaggi, artisti a livello nazionale e internazionale, quindi 3 giorni di festa per l'intera comunità. Quindi dal teatro di strada, al circo contemporaneo, alla musica leggera e alla lirica, alla musica antica, c'è di tutto. Bilancio è positivo per il Porretta Soul Festival. The midnight hour, that's when my love begins to shine. I'm gonna wait. Un festival che si rinnova tutti gli anni e si conferma. Forse con questa band che viene da Memphis c'è anche un ritorno alle origini. Ma è una band che rispetta quelli che sono i canoni del Memphis Sound, grande competenza, grande groove. E anche i nuovi artisti, i nuovi cantanti che emergono adesso a Memphis, alcuni di questi riprendono quella che era la vecchia scuola e lo vediamo in personaggi come Jerome Chisholm, straordinario, o la Wendy Moten, cioè veramente riprendono il meglio di quella che era la vecchia scuola, ma soprattutto arrivano ai giovani e questo è molto importante. Per quanto riguarda il pubblico, sempre grandissime presenze, c'è conferme e anche un rinnovamento? Ma ci sono tanti giovani e poi probabilmente la politica che noi facciamo di ingresso gratuito fino ai 14 anni, poi 50% di sconto per i ragazzi dai 14 ai 18 anni, porta dentro un sacco di gente e poi soprattutto i cani che non pagano. Su questa rassegna è stato realizzato un servizio speciale che andrà in onda, si intitolerà Sweet Soul Porretta, andrà in onda domani sera alle 21, da non perdere, quindi domani sera alle 21 lo speciale sul Porretta Soul Festival. Pistoiese prosegue la preparazione, non è più in ritiro, però ovviamente c'è da avvicinarsi ai primi impegni ufficiali che sono Coppa Italia a fine mese e campionato a inizio settembre. Terminato il ritiro estivo per la Pistoiese, inizia la seconda fase della preparazione in vista del campionato, che inizierà domenica 8 settembre con la trasferta di Fiorenzuola. Prima seduta di allenamento fissata per sabato 17 agosto, con gli arancioni che si alleneranno con doppie sedute, mattutina alle ore 9 e pomeridiana alle ore 18. Lunedì e mercoledì due interessanti amichevoli, la prima alle ore 20:30 allo stadio comunale Buon Riposo contro il Seravezza, la seconda 2 giorni dopo, alle ore 18, all'Armando Picchi contro il Livorno. A concludere il programma di amichevoli estive saranno infine quella del 25 e quella del 28 agosto. La prima sarà giocata contro il Figline Valdarno alle ore 18 allo stadio comunale Goffredo del Buffa. La seconda vedrà gli arancioni impegnati a Borgo San Lorenzo allo stesso orario contro la Fortis Juventus.
Le sedute di allenamento al Turchi si concluderanno poi il giorno 31 agosto, in quanto il 1 di settembre alle ore 15 gli uomini di mister Giacomarro saranno impegnati nel primo turno di Coppa Italia, ancora in trasferta contro la vincente del preliminare tra San Donato Tavarnella e Siena. Sta per iniziare anche il grande basket, ce ne occuperemo nei prossimi giorni, se non nelle prossime ore. Fra oggi e domani i test medici dell'Estra Pistoia, della nuova Estra Pistoia. Domani si raduneranno anche in Serie B nazionale la Fabo Aerons e la T-Tecnica Gema. E poi dalla prossima settimana li vedremo sul parquet a sudare, ovviamente, per preparare la nuova stagione. Qui però c'è un po' più di tempo perché se ne riparla a fine di settembre. Vi lascio, posso dirti la parola al Vangelo della Domenica, poi Agenti in Azione, rubrica dedicata al mondo del mercato immobiliare. Alle 15 di tutto un pop rewind, rivedremo i migliori momenti dell'ultima stagione del programma di intrattenimento condotto da Simone Gai. Sport d'estate alle 17, alle 18:15 appuntamento con l'estate, idee e consigli proposte per vivere al meglio questa stagione. Alle 18:45, a chiudere il pomeriggio, ci sarà Arte 20 News, rubrica dedicata al mondo dell'arte. In questo appuntamento si parlerà dell'attività svolta dal Giardino Puccini Gatteschi di Pistoia. Alle 19 torniamo noi con la prima edizione serale del telegiornale. Per il momento è tutto, grazie per la cortese attenzione.